stai chiedendo se esiste un uomo buono con la barba bianca vestito di rosso che sa leggere nel cuore dei bambini? O vuoi veramente sapere se io ci credo così tanto da scrivergli ogni anno una letterina a Natale aspettando che lui mi risponda? Proviamo a scrivere questa letterina e vediamo cosa ci risponde, perché sono sicura che farà una letterina bellissima sia Virginia, ma Babbo Natale si ricorderà sempre di questo momento magico, di questo momento favoloso, e sono sicura che la sua risposta è per tutti i bambini che ci stanno vicino, che sono insieme a noi e che ci vogliono bene, perché Babbo Natale è caro Babbo Natale, molti dei miei compagni dicono che non esisti e che è da stupidi credere in te. E poi aggiungono che comunque fanno un po' finta di crederci per poter ricevere i doni per Natale. Quando chiedo agli adulti se tu esisti, spesso noto in loro un comportamento strano. Mi rispondono di sì, ma non sembra che ci credano veramente. Io ci credo in te e sono convinta che tu esista veramente. Credo che con il tuo aiuto molti piccoli e grandi miracoli accadono nel periodo di Natale. Ma è un segreto fragile che tengo custodito nel mio cuore. Non lo dico in giro per non essere delusa e per non rischiare che il sentimento che ho per te si rompa. Ma che significa veramente credere in te? Tu esisti davvero o sei solo una favola per i bambini che troppo presto smettono di crederci? Esistere significa sostanzialmente esserci per qualcuno. Esistere è una questione di relazione. Non è qualcosa che si vede o che si tocca. Spesso, quasi sempre, è qualcosa di invisibile. L'amore esiste. L'amicizia esiste. Non si vedono, ma ci sono. E quando ci sono, ce ne accorgiamo, sai perché? Perché ci sentiamo felici, pieni di vita, di speranza, di fiducia. Quando riusciamo a vivere sulle ali di ciò che crediamo nel nostro cuore, la nostra vita diventa pura magia. Lo so, non sempre si riesce. A volte ci vengono in mente tanti pensieri che vogliono solo distruggere ciò che sentiamo nel nostro cuore. Però ti dico che se tu allunghi una mano verso di me e lo farai con cuore sincero, io la allungherò verso di te e stai pur certa che in modi inaspettati le nostre mani si incontreranno. E tu saprai per sempre quanto è importante e bello credere nei propri sogni. Non c'è un'età per credere in Babbo Natale, tutti hanno bisogno di credere in me. Non tutti ci riescono. Eppure ci sono così tanti genitori che fanno di tutto per far credere ai loro bambini che Babbo Natale esiste veramente. E sai perché lo fanno? È il loro modo di allungare la loro mano verso di me. Perché sanno che in questo modo io allungherò la mia mano verso di loro. Il Natale è questo. È la magia di un incontro che cerchiamo senza vedere e che troviamo senza toccare. È un sentire che esiste ed è sempre lì che tu potrai trovarmi. Ciao Virginia, buon Natale, ti voglio bene.